Buongiorno e buon 25 aprile da Alessandro Casellato e dall'Associazione Italiana di Storia Orale, l'AISO. Più che raccontare la Resistenza, questo per noi è il momento per ricordare le occasioni che ci sono state nei mesi e negli anni passati di collaborazione con gli istituti per la storia della Resistenza e con l'ente capofila che è l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Ecco, il legame tra storia orale e storia della Resistenza è, come dire, risalente nel tempo, è probabilmente alle origini della nascita stessa degli istituti. Però negli ultimi anni questo rapporto tra le nostre associazioni si è consolidato. Si è consolidato attorno a tre assi. Un asse è quello dei progetti nati all'interno della rete degli istituti e che hanno avuto in AISO una partnership di ordine metodologico, progetti in particolare di raccolta di interviste. La raccolta di interviste ai protagonisti del 68 che ha attivato diversi istituti della rete, che ha trovato nella nostra Francesca Socrate un po' il punto di riferimento, sia di tipo storiografico che di tipo metodologico, su come condurre le interviste. E qualcosa di simile è stato sviluppato attorno a un altro progetto coordinato da Filippo Focardi, finanziato dalla Repubblica Federale di Germania, e volto a raccogliere interviste a testimoni della violenza dell'occupazione tedesca in Italia tra il 43 e il 45. Ecco, in questo caso è stato il nostro Giovanni Contini che ha prestato, diciamo, la sua esperienza, la sua sapienza a un gruppo di ricercatori e ricercatrici più giovani che poi hanno realizzato le interviste. Un altro asse di collaborazione è quello legato alle scuole di storia orale, cioè i momenti di formazione, di apprendistato alla pratica dell'intervista che AISO realizza abbastanza frequentemente e trovando più di una volta l'interlocuzione, la collaborazione fondamentale di alcuni istituti locali che appunto hanno reso possibile la realizzazione stessa delle scuole. Per esempio, nel 2018, grazie a Sara Zanisi e all'ISEC di Sesto San Giovanni, è stato possibile fare una scuola di storia orale sul 68 a Milano e a Sesto. E qualche mese dopo, è stata fatta un'iniziativa analoga a Montefiorino. Quella è stata la nostra prima scuola di storia orale nel paesaggio, secondo la formula che è stata inventata da Antonio Canovi. Nel paesaggio vuol dire valorizzare la dimensione locale e anche esperienziale di questi momenti di formazione in cui non solo si imparano delle tecniche, ma in qualche modo le si mettono in pratica stando dentro dei luoghi specifici, imparando ad osservarli, ad ascoltarli e ad entrare in relazione con le storie, con le memorie, con le persone che abitano quei luoghi. Ecco, per esempio a Montefiorino è stato importante trovare l'amichevole collaborazione di Mirko Carrattieri che ci ha guidato nelle sale del locale museo della Resistenza, che è un po' uno dei cuori simbolici di quel paesaggio. Ma qualcosa di simile è stato fatto a Bologna quando abbiamo realizzato, diciamo così, su chiamata di un'associazione locale, una scuola di storia orale nel paesaggio del rione Pilastro. Beh, prima di calarci nel Pilastro abbiamo avuto una sessione che è stata ospitata da Luca Alessandrini, insomma, dall'Istituto regionale Ferruccio Parri, Emilia Romagna. Ecco, sono esempi di come queste collaborazioni si sviluppino non solo a livello centrale, ma laddove ovunque sia possibile realizzarle. Prima o poi riusciremo anche a portare a compimento quello che è un progetto che vagheggiamo da parecchio tempo insieme alla nostra Gloria Nemec, che è anche
una delle dirigenti dell'Istituto regionale Friuli Venezia Giulia di fare appunto una scuola di questo tipo, una scuola di storia orale. A Rovigno in uno dei paesaggi, dei luoghi, dei territori dove le memorie sono più complicate anche da ascoltare e da maneggiare, e tutto ciò si può fare solo grazie appunto alla mediazione di persone che quegli ambienti conoscono per davvero. Terzo asse che mi piace richiamare è quello legato agli archivi orali. La collaborazione che è cominciata e non è ancora finita per salvaguardare le fonti orali, cioè le interviste nei loro supporti materiali, interviste realizzate nei decenni passati. Molte di queste hanno come protagonisti, come narratori e narratrici, le persone che la Resistenza hanno fatto e hanno vissuto, quindi sono dei materiali preziosi, sono un po' il cuore simbolico degli istituti, e difatti molti istituti conservano questi materiali su supporti spesso digitali, no? La memoria viva della Resistenza che a un certo punto è stata registrata o videoregistrata. Ecco, questi archivi orali, questi archivi di memoria sono molto fragili e ce ne siamo resi conto grazie a un'iniziativa promossa da Irene Bolzone, che ha avuto, come dire, la collaborazione e il contributo di altre figure attive negli istituti, penso a Elisa Salvaraggio, Andrea D'Arrigo dell'Istituto Torinese, la stessa Gloria Nemec, e tanti altri e altre che hanno partecipato a una prima riunione e contribuito a realizzare una sorta di censimento di quello che c'è, delle fonti orali, dei supporti materiali che gli istituti oggi conservano. Ecco, l'obiettivo è andare avanti in questo lavoro, creare, offrire per quello che possiamo degli strumenti per rendere sempre più consapevoli coloro che conservano questi materiali, della loro importanza, della loro fragilità, ma anche metterli nella condizione di preservarli, di conservarli al meglio, e anche di valorizzarli, di ridar loro vita, una seconda vita, attraverso anche gli strumenti che la rete consente. Questo è un progetto, diciamo, molto ambizioso, molto impegnativo, che ha a che fare con la Resistenza, con la memoria della Resistenza, ma non solo per il contenuto, perché molti di questi racconti trattano di vicende della lotta di liberazione, ma anche perché, insomma, è una resistenza quotidiana quella che siamo chiamati a svolgere, ed è bello che la si possa fare insieme, stando dentro a una rete di persone e di associazioni così diffusa nel territorio nazionale. Sappiamo che la resistenza non va solo ricordata, ma va, insomma, messa in pratica civilmente, quotidianamente, con molta umiltà, ma anche consapevolezza del valore che si porta dentro. Ecco, questo è un po' il senso che vogliamo dare come Associazione Italiana di Storia Orale al nostro Star Dentro, questa festa del 25 aprile nel 2020. E con questo davvero vi saluto e vi ringrazio tutte e tutti. Buon 25 aprile.